Buongiorno, oggi vi faccio vedere il mio acquisto. Questo è un trattamento antiusura che serve a proteggere il motore, serve a ringiovanire, è una prova troppo grossa, però a dare qualche cosa di più, ma vediamo che cosa. Per esempio, qua, siccome non ci sono le spiegazioni in italiano, ho scannerizzato con il traduttore di Google e dice quanto segue: dice lubrifica e protegge turbo e motore quando il livello dell'olio è troppo basso e nella partenza freddo. Protezione antiusura e antifrizione. Istruzioni per l'uso: versare nell'olio motore a caldo, compatibile con qualsiasi olio, qualsiasi motore, convertitore catalitici e PDF. Ma vediamo ancora qualcosa invece dalle informazioni che vengono date sul sito dove ho acquistato questo prodotto. Ecco qua, dice: prodotto dalla Bardal, additivo olio auto, trattamento antiusura, esalta le prestazioni del motore migliorandone il rendimento meccanico. Costa 34,99 euro, quindi 35 euro. Poi nelle spiegazioni più dettagliate dice di questo prodotto: trattamento concentrato formulato per incrementare le prestazioni antiusura e antiattrito di olio motore. Contiene una formula unica a base di molecole di fullerene in grado di rivestire le parti metalliche del motore e formare un resistente film antiattrito ad estreme pressioni contro l'usura e la corrosione. Dice l'indicazione d'uso: in aggiunta o dopo il cambio d'olio, versare una confezione nel serbatoio del motore. Una confezione tratta fino a 6 litri di olio per tutti i tipi di motore, 4 tempi, benzina, diesel, GPL e turbo. Dice poi vantaggi: il prodotto protegge il motore dall'usura anche nelle situazioni di lubrificazione limite, avviamento a freddo ed esercizio severo, esalta le prestazioni del motore migliorando il rendimento meccanico, diminuisce le temperature di esercizio e favorisce il risparmio di carburante. Soluzioni: dice il prodotto offre delle soluzioni concrete proteggendo il motore durante la partenza a freddo nelle condizioni d'uso più stressanti, diminuendo i consumi sia di olio che di carburante fino al 10%, migliorando la performance della pellicola di olio lubrificante anche alle alte temperature, senza modificare la viscosità e le caratteristiche del vostro olio. Beh, stiamo parlando di Bardal, quindi dovrebbe essere una garanzia questo che viene detto qui in questa. E poi ho visto le recensioni, tutti dicono ottimo, 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 e effettivamente ha tutti 4 o 5 stelle, vedete, 4, 5 stelle, 5 stelle, 5 stelle, fa il suo dovere, prodotto efficace, buon prodotto, eccetera, eccetera. Quindi io lo userò, lo metterò nella macchina, come è stato detto, deve essere la macchina, il motore caldo, quindi che è arrivato a temperatura, poi bisogna metterlo nel motore e farlo girare per un po'. Poi ovviamente una volta messo lo farò girare per 10-15 minuti, magari andrò a fare un giro in modo che faccia il suo dovere, comunque subito, poi dopo lo farà probabilmente anche nel tempo il suo dovere usandolo ancora. Però non voglio metterlo nel motore e poi farlo girare un minuto e poi spegnerlo, voglio farlo andare in circolo bene a motore caldo, farlo girare un po' e così sicuramente farà meglio la sua funzione, la sua presa che deve fare. Bene, quindi andiamo fuori e vediamo un pochettino come fare. C'è da dire una cosa, che io il cambio dell'olio l'ho già fatto circa 1500 km fa, quindi questa macchina, quindi cosa succede? Succede che essendo piena la coppa al limite, userò una pompetta per togliere un po' di olio, ne toglierò ovviamente 400 ml, tanti quanti sono questi che mettiamo dentro, perché non bisogna mai eccedere oltre il livello massimo dell'olio che dice l'asticella con cui misuriamo l'olio, perché quello può causare gravi danni a qualche componente del motore, per esempio la turbina. Quindi assolutamente togliere, se c'è più olio, toglierlo con la pompetta, come vi farò vedere, e poi dopo versiamo l'olio dentro a motore caldo.
e tolgo tutto, così vediamo di fare l'operazione di inserire l'additivo, ma prima devo calcolare, vedere quanto olio ho tolto, perché quello che ho tolto in più lo devo reinserire dentro. Ok, tramite questo contenitore, qui abbiamo le tacche 100, 200, 300, 400, eccetera, eccetera, e vediamo quanto olio abbiamo tolto. Circa 800 ml, in poco tempo. Beh, c'è di bello che, essendo che è pulito, l'ho messo in un recipiente pulito, possiamo reinserircelo dentro. Quindi metteremo 400 ml dell'additivo più 400 ml di questo olio. Il restante olio lo conserverò perché è nuovo, praticamente ha fatto 1500 km. Quindi prendiamo l'additivo. Ma prima scaldiamo bene il motore, perché adesso ho lasciato raffreddare un pochino per poter usare la pompa a temperatura giusta. Per ora riportiamo l'olio in temperatura e poi versiamo l'additivo. Quindi farò questa operazione, metto in pausa e poi dopo vediamo. Ok, dice di agitare un po'. Per essere sicuro userò un imbuto. Ovviamente a motore spento. Poi, siccome ce n'è ancora un po' dentro, metterò un po' di quell'olio che devo rimettere dentro, qua dentro, lo agito un po' e lo metto dentro, e lo rimetto dentro lì. Quanto mi è rimasto, ok, ci siamo. Ne ho messo dentro anche quanto ne ho tolto, quindi ho riempito la lattina da 400, l'ho messo dentro, quindi è rimasto 400 grammi, perché ne ho tolti 400 e mezzo, perché ne ho tolti 800 circa, quindi dovremmo esserci bene. Io a questo punto metto il tappo, farò andare la macchina per 10-15 minuti, poi dopo vi dirò in un futuro video com'è andata, se mi sembra che ci siano state delle differenze o delle migliorie, o forse magari aspetterò di pubblicare questo video, così magari quando ho qualche impressione aggiungo a questo video, e quindi quello forse è meglio, sì, poi dopo pubblicherò dopo le mie impressioni su questo prodotto.
che è venuto dalla barda anti-frizionamento, anti-usura. Vediamo un po' se veramente riduce l'umore, se parte davvero meglio al mattino quando è freddo, perché qua fa anche abbastanza freddo, quindi vi saprò dire. Bene, quindi continueremo a fare questo video in futuro, tra qualche giorno. E poi ho passato ben 300 km con questo prodotto e ho da darvi delle informazioni importanti. Di che informazioni si trattano? Bene, trasferiamoci là dove non c'è rumore e vi dico tutto. Allora, pensavo di aspettare un po' di più che 300 km per dare le mie impressioni su questo prodotto, ma sono talmente contento di darvi delle informazioni importanti che ho deciso di darvi già subito. E allora, com'è andata? Cosa ho da dire? E perché penso che siano importanti le informazioni che ho da dire? Allora, intanto parliamo del rumore del motore. Allora, io ho messo questo prodotto e già dal secondo giorno che ho fatto 60 km già ho sentito una differenza. Ogni giorno che passa che faccio chilometri, adesso ne ho fatti 300 su questa autovettura, e il rumore praticamente al minimo, un minimo più rotondo, più ovattato, più regolare. E parliamo di un motore già che andava bene, 200.000 km, ma già andava bene, 150 cavalli, non bruciava olio. Ho voluto mettere questo prodotto giusto perché ho detto, bah, gli diamo un aiuto, perché a 200.000 km vediamo qualche cosa farà, gli farà solo bene. E questo è il risultato, tanto che vi ho detto. Poi, per quanto riguarda anche il motore andando nelle accelerazioni, e veramente fa meno rumore, e ogni giorno che passa fa meno rumore. Il rumore del motore è più ovattato anche in accelerazione, e è un rumore più in sordina. Prima si sentiva più il battere dei cilindri, delle valvole, non so, e ora invece si sente più un rumore fluido, più che un rumore martellante. Non so se cerco di rendere l'idea, non che fosse un motore che picchiava in testa o cose del genere, no, capiamoci. Il rumore andava bene, ora va molto meglio, va molto meglio. E sono veramente sbalordito, perché effettivamente se dovevano mettermi davanti questo motore e dire è il tuo motore, ho più chiuso, sentire il rumore, dico no, questo non è il mio motore, il mio motore è più rumoroso, questo è un motore decisamente più nuovo che gira meglio. Sì, non è un'impressione, è una realtà che io ho potuto constatare oggettivamente, perlomeno per quanto riguarda la mia autovettura. E ho visto le recensioni prima di prenderlo sul sito dove tutti compriamo oramai, che ti arriva le cose il giorno dopo, e ho visto queste recensioni che parlavano bene, e quindi ho voluto prenderlo e provarlo, e devo allinearmi con queste recensioni. Effettivamente devono esserci proprio delle particelle di carbonio che vanno ad attaccarsi sul metallo, che quindi creano un microstrato che è però resistente, che fa scivolare meglio tutte le parti, tutti i meccanismi. Quindi penso che abbia beneficiato un po' tutto il motore di questo trattamento. 1, 2, il consumo, dai, dicono che dovrebbe consumare meno. Consuma meno, sì o no? Io ho notato una leggera diminuzione dei consumi. Sì, non fa miracoli, però sicuramente quel 10% di cui parla effettivamente a me pare proprio che ci sia. Ora devo accertarmi un po' nel tempo, però ora come ora c'è. Un altro aspetto di cui si parla
sono le prestazioni. Le prestazioni, ci sono. Posso dire che effettivamente ha delle prestazioni migliori. Il motore, ora come ora, diciamo, ha acquistato più scioltezza. Sono questi 150 cavalli, sono un po' ringiovaniti, se vogliamo, nel senso che sono un po' più scattanti. Sì, ho notato che le prestazioni ci sono. Quindi questa è la mia recensione obiettiva di quello che è avvenuto fino adesso. Certo, non so tra 1000 km come sarà, non so tra 5000 km come sarà, però se dura nel tempo un po', qualche migliaio di chilometri, probabilmente lo metterò ogni cambio d'olio in quest'auto, che non è la mia ma la sto usando, quindi sicuramente la vorrò trattare al meglio, quindi probabilmente ce lo metterò di nuovo. Bene, è stato un piacere condividere con voi queste informazioni, che penso che troverete utili, perché sono reali, quindi di qualcuno che non ha nessun interesse a fare pubblicità di questo prodotto, ma semplicemente di dare un contributo a voi tutti, come io ricevo contributi da altri sotto questo aspetto, sotto le formazioni, tutorial, così mi fa molto piacere di poter dare dei contributi, così come sto facendo anche con l'idraulica e altri aspetti di cui ho, diciamo, le competenze, che posso dare informazioni. Infatti vedremo, poi ci saranno anche altri aspetti sui tutorial, oltre che recensioni come questa, tutorial di idraulica, poi inserirò anche tutorial di altre competenze che ho, come la muratura. Probabilmente qualcuno magari ha desiderio di forse usare in qualche modo queste abilità nella muratura, oppure nelle piastrelle, oppure nell'elettricità. Certo, non sono le stesse competenze di livello che ho nell'idraulica, però visto che si tratta di un tutorial, questo di un canale che aiuta coloro che in casa magari hanno bisogno di fare qualcosa, oppure comunque di fare qualcosa un po' più di hobbistico, ma non certo di specializzato. Infatti non parliamo di grandi cose di idraulica, neanche parleremo di grandi cose di muratura, neanche di grandi cose di elettricità. Però là dove io ho bisogno in casa di qualcosa e trovo un tutorial che mi aiuta a farlo, evito magari di chiamare elettricista o di chiamare muratore o di chiamare idraulico, e traggo davvero grandi benefici. Quindi ci saranno delle novità, l'ho detto qua e qui lo posso ripetere. Quindi presto avremo anche altri campi su cui poter così condividere insieme. Bene, vi ringrazio, se fa piacere mettete un mi piace e attivate la campanella, così sarete avvisati dei prossimi video. Grazie a tutti, arrivederci al prossimo video.